L'oro è un materiale, una materia prima che è conosciuto da tutti a partire dai bambini fino ad arrivare alle persone più eh, adulte. Perché investire in oro? Perché l'oro ha delle caratteristiche particolari. La prima caratteristica è quella che non può fallire, a differenza di quello che può avvenire con tutti gli altri strumenti finanziari. E in più, storicamente, abbiamo una rivalutazione storica degli, negli ultimi 70 anni di oltre il 9% su base annua. Il mercato propone diverse soluzioni per poter investire in oro. Si passa da soluzioni di natura finanziaria come ad esempio gli ETF, che sono uno strumento finanziario acquistabile presso qualsiasi banca, piuttosto che l'oro fisico. La principale differenza dove sta? Sta nel fatto che acquistando uno strumento finanziario chiaramente si è a rischio controparte, cioè significa che se la controparte dovesse fallire o dovesse essere inadempiente nei confronti dell'investimento eh, che è stato effettuato, chiaramente tutto andrebbe, come si dice eh, in gergo, a carte 48, mentre con l'oro fisico si acquista il possesso eh, vero e proprio del materiale su cui si è investito e eh, l'altra particolarità è il fatto che è riconosciuto ed è rivendibile in tutto il mondo, in qualsiasi momento. Chiaramente la maggior parte delle persone conosce l'oro da gioielleria, che è quello con cui vengono fatti naturalmente anelli, bracciali, eh, orecchini piuttosto che collane. Eh, che differenza c'è fra l'oro da investimento e l'oro da gioielleria? Beh, quello che dovete sapere è che l'oro è un materiale molto malleabile. Tant'è vero che in antichità per vedere se un oggetto era eh, di oro vero, oro puro, eh, si provava a dare di morso all'oggetto per vedere se rimaneva eh, l'impronta. Dunque, che cosa succede? Che per poter essere utilizzato in gioielleria, l'oro viene eh, tagliato con altri metalli, come per esempio il rame. Eh, che poi dopo dà origine a quelle sfumature eh, di oggetti che in gioielleria vengono venduti, come oro bianco, oro rosa ed altre eh, sfumature. Quindi eh, viene fatto questo tipo di attività per il semplice fatto per dare una maggiore durezza all'oggetto che è stato prodotto in oro. Quando si parla di oro da investimento, invece, si parla di oro puro, cioè quindi un oro che eh, viene acquistato per la conservazione del valore che ha. Basti pensare che è un'attività che viene fatta addirittura da tutte le banche centrali che negli ultimi 20 anni hanno più che triplicato il possesso di oro nei loro cavò, proprio per avere una maggiore stabilità finanziaria a seguito di quello che è successo nel 2008, come eh, la maggior parte di voi si eh, ricorderà.